Ehi, dai ragazzi, sta arrivando. L'hai preso l'attaccatura? Ah già, ecco. Metti. Non va della specie. Basterà, no? Mettici in un altro pochetto, se no si asciuga subito. Ecco. Bene. Sia lodato Gesù Cristo. Seduti. Ma che è sto casino? Adesso vediamo se porta solamente i pantaloni oppure le mutande. Oggi voglio interrogare qualcuno sul massimo poeta della nostra letteratura italiana, Dante Alighieri. Venga! 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 Appena si nomina Dante Alighieri pare di nominare il mago Bagù. Scompaiono tutti! Venga lei, signorina. Io? Come si chiama lei? Angela Pastorelli. Pastorelli, bene, bene, bene. Forza, mettiti seduto. In piedi! Comodi, comodi, ragazzi, sono venuto solo per assistere alla lezione di italiano. Posso, don Evaristo? Ma ci mancherebbe altro, signor Preside, prego, si accomodi. Ma no, stia seduto lei, ci mancherebbe. Scusi, signore. Va bene, io mi siedo qua, voi fate finta che io non ci sono, eh? Hai visto, Serafino? Invertendo l'ordine delle chiappe, il risultato non cambia. Signorina, dovrebbe leggerci questo sonetto della vita nuova. Va bene. Ecco qua. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella trui saluta. Scusi, signorina. Sì? Ma non la sa a memoria? Ma non si studia a memoria, è un nozionismo inutile. Ecco, nelle scuole italiane. Nella mia scuola, invece, questa parola nozionismo non la voglio mai sentire. Come non devono esistere altre parole come condizionamento, piattaforme, ammonde, avvalle, ottica, carismatico, fatiscende, mass media e cazzabuboli varie. Quindi siccome il nozionismo è utile, lei la imparerà a memoria. Per ora legga. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella tu saluta. Signorina, detta così, pare che a Dante non gliene fregava niente di sta poesia, capisci? Questa è una poesia d'amore, lei la deve leggere col cuore, col sentimento, capisci? Col trasporto, col trasporto, tutto col trasporto, col trasporto, signor Verice, col trasporto. Tutto col trasporto, cosa deve... Sentami, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altrui saluta. E ogni lingua sto fatto di tremando muta. Ah, muta, sì, sì, è muta. E gli occhi non si ardiscono di cose. Qualcuno ha sospiretto? Ci sembra di no, signor Preside. Prendiamo i soliti due a cheso. Bravi. Venite, venite. Dico io, avete fatto il consiglio di classe, avete riunito i vostri genitori che dice che io ero troppo manesco, dice che io usavo i rasoi, le forbici, i coltelli, le lamette, verissimo. Adesso non voglio più usare le mani, voglio dialogare con voi, va bene? Questa è democrazia. Inginocchiatevi e chiedete scusa tutte e due a don Evaristo, chiudete gli occhi a mo' di preghiera. Chiudete gli occhi! Oh. Ah, signor Presidente, no. Un occhio solo, un occhio. Niente. Scusate. Posto. Come avete visto io non ho usato le mani, va bene? Giustissimo. Beh, adesso io me ne vado. Voi continuate la lezione invece, arrivederci. Questo scherzo del calzone era diretto a me. Gesù Giuseppe Santana Maria. Ride, ride, continuate a ridere. Il prezzo è rotto il pallone, si vede tutto il culo. Si vede tutte le chiappe, continuate. Grazie, grazie. Mentre per i soliti due chiamati a caso. Adesso saranno volatili per diabetici. Non sforzatevi di capire. Sono pezzi averi! Increnate la quinta che vi spezzo le ossa. Correre, correre! Correte, maledetti. Fate come gli LP. 33 giri dovete fare. Mi piacerebbe, disgraziate, avere 3 giorni di sospensione. Così ve ne state a casa belli squacquaracchieti. Tiè! Il caffè!